Thank you Parliamone ora, diritto di cronaca e ne parliamo oggi con una persona molto importante. Si tratta di Francesco Priolo, il magnifico rettore dell'Università di Catania, eh, eletto per il sessennio 2019-2025. Ben trovato rettore. Grazie, grazie a voi. E ma chi è il nostro rettore? Vediamolo con un filmato. Francesco Priolo nasce a Catania il 25 novembre 1961, laureato in fisica con il massimo dei voti e lode nel 1985. Dopo un periodo di ricerca presso la Friedrich-Schiller-Universität di Jena e i Bell Laboratories di Mariahilla, New York, USA, nel 1991 è entrato in organico all'Università di Catania, dove dal 2001 è professore ordinario di Fisica della Materia. Oggi è decano dei fisici. Giugno 2001, premio campisano dell'Istituto Nazionale per la Fisica della Materia riservato a ricercatori di età inferiore ai 40 anni, che si siano distinti per l'eccellenza scientifica nella crescita e caratterizzazione di materiali innovativi. Il 2 giugno 2001, in occasione della festa della Repubblica, il Presidente della Repubblica, Carlo Azzelio Ciampi, Motu Proprio, gli ha conferito l'onereficenza di Cavaliere della Repubblica per meriti scientifici. Fondatore nel 2004 e primo direttore del centro di ricerca Matis, confluito poi nel CNR, presidente della European Materials Research Society per il periodo 2009-2011. Fellow della European Academy of Science, componente dei panel di selezione dello European Research Council. Presidente del Distretto Tecnologico Sicilia Micro e Nanosistemi e membro di numerosi comitati scientifici ed editoriali. All'Università di Catania è stato membro del Senato Accademico, presidente della Commissione Ricerca di Ateneo, membro del Presidio di Qualità, delegato del Rettore alle relazioni internazionali. Coordinatore del progetto che ha portato alla fondazione del Centro di Ricerche dell'ateneo Brit è presidente della Scuola Superiore di Catania. Direttore del Dipartimento di Fisica e Astronomia Ettore Majorana. I principali campi di ricerca riguardano le nanotecnologie e i materiali per l'elettronica, la fotonica ed il fotovoltaico. In questi campi è autore di oltre 400 pubblicazioni su riviste scientifiche internazionali. Dal 2019 è il magnifico rettore dell'Università di Catania. Ritorniamo in studio con Francesco Priolo, il nostro rettore. È una bella presenza oggi essere qui all'Università di Catania e essere proprio a Globus Television. Rettore, la tua elezione è un po' particolare. Ci sono state le vicende giudiziarie che hanno investito... La scorsa estate l'Ateneo di Catania e tu sei stato eletto a maggioranza alla fine de, di agosto e siamo quasi a 100 giorni. L'Università di Catania è con te, è ripartita? Sì, sì, l'Università di Catania è davvero ripartita e c'è una grande voglia di costruire e costruire insieme. Infatti in questi giorni ho già eh, fatto un gruppo di governo, una squadra di governo, quasi 40 delegati in eh, alcune cabine di regia, cabine di regia che coinvolgono la ricerca, la didattica, l'internazionalizzazione. C'è un grande fermento, un grande fermento per una università partecipata. Quali sono stati i tuoi i punti più importanti, i punti del tuo programma elettorale? Ma guarda, eh, la mia vision è poter avere una università che guardi all'Europa e che abbia un grande respiro internazionale. Ma il punto di partenza per poter raggiungere questo obiettivo è quello di riconquistare quel rapporto con il territorio, quel rapporto con gli studenti che in certi momenti sembrava perduto. E allora diciamo questo è assolutamente fondamentale, è fondamentale ricostruire la sostanza ma anche l'immagine. Una delle cose che succede in tutte le famiglie è che quando entri in una struttura nuova la prima cosa che fai vai a contare i soldi del no? E La notizia cattiva era lo sforamento del rapporto tra il Fondo di finanziamento ordinario e le spese del personale. Questo è un limite ministeriale che può mettere a repentaglio le stabilizzazioni. Che aspettano tante centinaia di unità del personale precario dell'Ateneo? Beh, chiariamo subito. Eh, questo eh, sforamento di eh, quello che è un semplice indicatore ministeriale, importante ma pur sempre un indicatore, non compromette in nessun modo le stabilizzazioni. Ma dirò di più, eh, eh, da un punto di vista finanziario. Deve essere molto chiaro, l'Università di Catania è, è una università assolutamente sana. È chiaro che dovremo migliorare questo indicatore ed è quello sul quale sto lavorando insieme ai miei collaboratori. Ma chiariamoci: le stabilizzazioni si fanno, si stanno facendo e posso annunciare a Globus Television che eh, l'11 dicembre. Eh, circa eh, 140 persone del personale tecnico amministrativo precario potranno firmare i loro contratti a tempo indeterminato. È un bellissimo traguardo. Questa è una bellissima notizia, ma una delle cose più interessanti che a te preme molto. Eh, far sapere ovviamente che tu sei un paladino della trasparenza e della legalità e questo eh, fa sì che l'università metta in campo tutti quelli che sono gli scenari comuni per schiacciare quell'etichetta di università bandita che appunto i mezzi di informazione hanno dovuto per forza riportare cosa succede adesso? Guarda, ovviamente a me eh, l'etichetta non piace, non piace non, non solo a me ma a tutti noi e, e francamente dobbiamo veramente andare oltre. Eh, io ho subito nominato un delegato alla trasparenza e alla legalità col quale eh, lavoro a strettissimo contatto, ma eh, non solo. Insieme a tutti i colleghi e le colleghe eh, stiamo mettendo delle regole sempre più trasparenti, sempre più eh, precise, eh, per evitare qualunque tipo di problema. Quando si entra in una struttura nuova si parla sempre di mettere in atto delle priorità. Eh, ma ci sono priorità ovviamente eh, per i disagi, ma ci sono priorità anche per gli studenti che sono il, rappresentano il patrimonio più importante dell'Università di Catania e sono quello che è considerato da tutti il futuro della nostra società. Non c'è dubbio. Eh, eh, io peraltro ho sempre avuto un ottimo eh, rapporto con gli studenti. E allora, giusto per dire alcune eh, azioni. Eh, sin da subito eh, il Senato accademico ed il Consiglio di amministrazione, su proposta della consulta degli studenti, ha approvato un fondo, un fondo importante. Parliamo di 500 mila euro, eh, proprio a favore della componente studentesca per eh, premi, premi di studio, eh, premi di merito. Quindi, premi importanti. Stiamo parlando di oltre mille premi che alla fine eh, verranno varati. In questo mese di dicembre dal eh, Consiglio, dal Senato Accademico Prima e dal Consiglio di Amministrazione e, e ripeto, la cosa bella è che si tratta di una costruzione che abbiamo fatto proprio insieme a loro, proprio insieme agli studenti, seguendo il loro consiglio. Rettore, l'Università di Catania da sempre, ma soprattutto nei tuoi 100 giorni ha dichiarato lo stato di emergenza climatica e ambientale accogliendo tutte le sollecitazioni degli studenti che manifestano per il recupero delle nostre, ehm, diciamo, del, del nostro ambiente e del futuro del pianeta. Questo ovviamente per te e per l'Università comporta un impegno molto proficuo sui temi della sostenibilità ambientale sia a livello accademico che anche gestionale? Assolutamente. Fatemi dire che l'Università di Catania in questo senso è davvero tra le università all'avanguardia a livello nazionale ed internazionale. Eh, basti pensare eh, a Tutte le azioni che sono state già intraprese, per esempio, sulla mobilità o, o ancora eh, sulle borracce per evitare l'uso di plastica o ancora sulla raccolta differenziata. Quindi, eh, l'Università di Catania è senz'altro all'avanguardia. Ma detto questo, proprio con questa dichiarazione di emergenza climatica voluta dagli studenti e svolta insieme a loro, eh, quello che è faremo e impegnarci ancora di più su questi temi, anche con l'organizzazione di importanti seminari avendo importante personalità e anche facendoci in qualche modo leader e promotori di azioni che vanno in questa direzione. È importante il tema della plastic free delle borracce noi ce ne occupiamo anche come club service e anche come Globus Television facciamo la campagna per la liberazione dalla plastica. E poi ci avviciniamo anche al terzo global strike, appunto con i movimenti che l'Ateneo ha sostenuto, ma l'Università di Catania ha anche, sostiene in modo abbastanza notevole la, eh, il contrasto alla violenza di genere. Qual è il ruolo che l'Ateneo oggi fa per la prevenzione e il contrasto della violenza a tutti i livelli. Ma guarda, io innanzitutto eh, proprio eh, sulle problematiche, non solo di violenza, ma più in generale di discriminazioni, eh, ho eh, deciso di avere una mia delegata, una delegata eh, proprio alle pari opportunità. E, e, e proprio nel giorno, il 25 novembre, il giorno in cui ragazza, si ricorda l'eliminazione sì. e eh, quindi la lotta alla violenza di genere eh, all'interno dell'Ateneo, sia in Aula Magna sia all'interno dei dipartimenti, sono state organizzate molte manifestazioni, manifestazioni importanti perché riportano il problema alla luce e purtroppo fanno vedere che anche in questo terzo millennio il problema non è ancora risolto, ma parlarne e trovare soluzioni eh, in qualche modo sicuramente aiuta e il nostro Ateneo è lì a combattere. Finita questa prima parte molto importante che è propedeutica per una parte poi eh, per la seconda parte che è più sostanziale. Prego la regia di mandare dei contributi istituzionali e ci riposiamo per qualche secondo. Ogni estate si registrano circa 60.000 abbandoni di animali, l'80% di loro rischia di morire. Abbandonare un animale è un reato punito per legge con multe fino a 10.000 euro e con l'arresto fino ad un anno. L'investimento di un animale, anche di taglia piccola, può essere causa di gravissimi incidenti e può costare la vita anche ad altre persone. Se vedi un animale abbandonato in autostrada, non fermarti, chiama il 112, chiedi della polizia stradale e fornisci le indicazioni necessarie e soprattutto adotta responsabilmente e organizza delle vacanze a misura di amici a quattro zampe. Si può. Pari avanti adagio. Pari avanti mezza. 1-7-0. Tutta la barra a sinistra. Barra a sinistra! sinistra barra al centro. Andiamo all'ormeggio. Ricevuto. Lumiere standard a sinistra. Sinistra avanti mezza, pari avanti mezza. Sinistra indietro adagio. Sinistra ferma. Dritta ferma. Pari. Parra al centro. Ormeggio di punta effettuato. Parliamone ora, diritto di cronaca, siamo qui col magnifico rettore dell'Università di Catania, Francesco Priolo. Seconda parte con un po' di movimento, il movimento è dato dal metro shuttle, il nuovo percorso che va dentro la cittadella universitaria, ma cosa si sta facendo per migliorare i trasporti e la mobilità cittadina, che è un argomento molto importante? Beh, mi sembra che l'Università di Catania già da tempo si impegna e si impegna tanto eh, con la possibilità per tutti gli studenti e le studentesse di eh, prendere tanto la metro quanto eh, gli autobus in maniera gratuita e quindi di fatto è bellissimo, io stesso vado al, in rettorato in metro. Questa vedo... è una bella foto. Che... <ride> esatto, esatto, vedo eh, la mattina tantissimi. Assolutamente, assolutamente. Questa è la corsa del Metro Shuttle e vedo la mattina tantissimi studenti, tantissimi studenti che eh, utilizzano i mezzi. Ebbene, dobbiamo ancora aumentare. Tanto c'è da fare, ma sicuramente tanto si è fatto. Come si migliora per questi periodi festivi adesso? Se non aprendo un po' di più le tratte, no? Ebbene, assolutamente sì, assolutamente sì, e questo è quello che dovremmo chiedere per cercare di ingolfare meno questa nostra bella città. Uno dei cavalli di battaglia più importanti che stai portando avanti in questi 100 giorni è il rapporto tra l'Ateneo e le imprese. E proprio per creare anche um, opportunità occupazionali per i giovani laureati e laureandi. A che punto siamo? Beh, diciamo che eh, la discussione va avanti e prosegue con tante imprese del territorio perché le imprese ci sono in modo tale da poter intanto andare ad avere dei laboratori congiunti, ma anche poter permettere sempre di più ai nostri studenti e alle nostre studentesse di effettuare dei tirocini dentro l'impresa durante il periodo dei loro studi. E si comincia con i tirocini, si comincia con i tirocini presso la ST Microelectronics, presso la Trisan, eh, ecco qui eh, vediamo eh, l'amministratore delegato di eh, Enel Green Power. E, e si comincia così e poi in qualche modo i legami si stringono e allora i ragazzi e le ragazze entrano nel mondo del lavoro proprio durante il periodo di studio. E allora parliamone, prego la regia di mandare un video molto molto interessante. Vettore non c'è migliore inizio se non quello di lanciare la gioventù, la generazione dei giovani e la tecnologia. Non c'è dubbio, questa è una bellissima giornata che dimostra come anche qui al sud si può e si può alla grande, perché questa terra diventa una terra al centro dell'Europa. L'università c'è con i suoi giovani. E in questa occasione si dimostra come le tecnologie non hanno confini, come la cultura non ha confini e come sia possibile, investendo in maniera opportuna, in maniera intelligente, non fare migrare ma attrarre. Quindi, sostanzialmente, se vogliamo veramente un movimento di ritorno che attrae i giovani in Sicilia, dove la Sicilia diventa centro per l'innovazione. Tu, che sei un uomo di scienza tecnologica, come vedi la aspetto generazionale oggi in Sicilia? Bah, quello che io penso è che in Sicilia c'è già un network interconnesso tra aziende ed università e anche enti di ricerca che consentono ai giovani qui di fare alta tecnologia, di fare innovazione, per cui sono molto fiducioso per il futuro. Qui eravamo a De Cereale al Freemind per quella grande manifestazione di apertura che ha voluto Simone Massaro. È stata una bella, bella, giornata quella. Assolutamente sì, assolutamente sì. È una grande realtà, una grande realtà che è qui al sud. E ancora una volta si dimostra che qui al sud, quando ci si mette, davvero si può costruire. E parliamo di un'altra bellissima realtà, quella che è l'appuntamento annuale con la notte. Dei ricercatori per l'Istituto di Fisica Nucleare? Beh, sì, la Notte dei Ricercatori è stata un grandissimo successo. Per l'Istituto di Fisica Nucleare, ma per eh, l'università e per tutte le diverse branche della scienza e non solo della scienza. Devo dire che è stata una bellissima kermesse dove tanti giovani e meno giovani, con grande entusiasmo, hanno avuto la voglia di mostrare alla città. Quanta ricerca si fa a Catania e con quale grande qualità. Dovremmo farne di più di queste manifestazioni perché troppo spesso eh, proprio i nostri cittadini non conoscono quanto di buono, quanto di grande si fa proprio accanto alla loro porta di casa. Sono d'accordissimo, io sono stato sempre presente e noi possiamo dire di avere all'occhello un fiore importantissimo come quello dei laboratori nazionali del sud. Eh, ma ti voglio far vedere un bel filmato che la regia adesso ci manderà. Lei è fiero di avere oggi nel Dipartimento di Fisica il grande Mark Abrams. Eh sì, è veramente un onore per noi aver, ma, avere Mark Abrams qui con noi in questo giro europeo e la prima tappa italiana ce ne saranno solo due, quindi siamo davvero fieri di averlo con noi e peraltro, insomma, questo è il premio Ig Nobel e noi abbiamo due Ig Nobelist tra i nostri docenti. E chi sono questi due docenti? Andrea Rapisarda e Alessandro Pluchino, che hanno vinto l'Ig Nobel alcuni anni fa, e per noi è davvero un onore, anche perché è un premio, in un certo senso, dissacrante, ma nello stesso tempo molto profondo. Tanto è vero che anche dei premi Nobel come Andrea Gaim hanno vinto prima il premio Ig Nobel e poi il premio Nobel. E allora, in bocca al lupo a tutto il Dipartimento e ai ragazzi, speriamo che ci possano essere anche delle ricerche, delle proposte da parte dei ragazzi. Certo, senz'altro, e credo che sarà una bellissima serata, un bellissimo pomeriggio. Eh, ci sono tantissimi giovani, e quindi mi auguro anche che occasioni come queste avvicino i giovani alla scienza. Grazie. Quello di Abrams era fantastico, eh, era una beh, bella giornata. Qua. Ringraziamo anche Alessia Tricomi sì. che ci, ci guida sempre quando ci sono. Beh. Questi momenti... Quindi me l'avete fatta, me l'avete sì, fatta. Sì, ma questo te lo dovevi aspettare, <ride> era una cosa prevista. Il 28 ottobre c'è stato anche il Salone dello Studente, vediamo anche una, una foto che lo, lo, lo ricorda, il taglio del nastro, un altro grande evento questo, no? Assolutamente, per tutti i nostri futuri studenti e future studentesse è proprio un momento importante per andare a conoscere l'offerta formativa ai diversi dipartimenti e ai diversi corsi di laurea dell'Ateneo. È un momento importante e spero che tanti giovani siano stati in grado di orientarsi. Senti, uno degli atti dovuti è stata la visita al San Marco, questo ospedale che si considerava una cattedrale nel deserto ma che nel deserto non dovrebbe essere e non è. Tu hai detto il nuovo ospedale diventa il teaching hospital fondamentale per il futuro dei nostri giovani. Vediamo qualche foto? Ecco, puoi commentarla? Beh sì, è stata una bellissima occasione, peraltro in presenza del presidente Mattarella eh, è una sfida, è una sfida importante perché è un eh, presidio che è eh, davvero eh, all'avanguardia, ma fa parte di un'azienda ospedaliera universitaria. Eh, policlinico che comprende eh, tanto il presidio Gaspare Rodolico quanto appunto il presidio San Marco. Essendo un'azienda ospedaliera universitaria policlinico, eh, chiaramente gli universitari eh, si trovano a fare attività assistenziale ma anche di eh, ricerca eh, e anche di formazione tanto presso il presidio Gaspare Rodolico quanto presso il presidio San Marco. E allora questo San Marco diventa una grande opportunità, una opportunità per il territorio, una opportunità per la sanità regionale, ma anche, direi, una opportunità per i nostri docenti e per i nostri studenti. Cosa pensi che manchi adesso al San Marco? Forse un'opera di informazione? Più che un'opera di informazione, via via eh, la gente, la popolazione dovrà abituarsi che esiste un nuovo importante presidio e eh, ancora diciamo alcuni reparti chiaramente si stanno attrezzando eh, e, i, eh, gli ospedalieri e i docenti si stanno trasferendo quindi eh, ancora mentre alcuni reparti sono pienamente operativi altri lo saranno a breve eh, ci vuole come sempre un po' di tempo prima di entrare a regime questa è una grande sfida che eh, si sta giocando e si sta giocando insieme alla Regione, al Presidente Musumeci all'Assessore Razza che eh, davvero hanno scommesso e lavorato tanto per questo presidio. È un'opera lenta ma è un'opera importante. Eh, parliamo adesso dei rapporti dell'Ateneo con il mondo internazionale, no? cioè con le università internazionali. Quali sono le attività che stai mettendo in cantiere? per aumentare per esempio gli studenti dell'Erasmus oppure per ehm, dar sì che ci sono più uh, eventi di, di ricerca o collaborazioni con istituzioni estere? Ma guarda, ci sono diverse azioni che stiamo facendo per aumentare il nostro grado di internazionalizzazione, ma comincio subito con alcune azioni eh, per gli studenti e cioè il piano di mobilità che è un piano aggiuntivo rispetto all'Erasmus che viene finanziato direttamente su fondi dell'Ateneo. E poi fatemi dire, proprio in questi giorni eh, c'è una importante discussione con l'assessore La Galla per la possibilità di avere un incremento su fondi regionali, proprio di fondi per i ragazzi, fondi per l'Erasmus. E allora è un'attenzione che la regione siciliana sta mostrando e che i nostri Atenei siciliani, l'Ateneo di Catania eh, per primo, eh, è intenzionato a cogliere per aiutare. Studenti e studentesse ad andare all'estero. Rettore, adesso facciamo chiamiamolo un gioco. Tu hai incontrato tante personalità e autorità di spessore. Bene adesso, vediamone alcune e commentiamole. La prima è quella del 19 settembre. Tu sei stato a Roma e hai incontrato il Ministro di Istruzione Lorenzo Fioramonti. Sì, è stata una Bella giornata, davvero una discussione molto cordiale su tanti temi ed è stato poi il giorno in cui il ministro mi ha nominato rettore di questa eh, università. Eh, davvero, tantissimi auguri al nostro ministro per quello che sta facendo per l'università italiana. Il 24 ottobre lui ricambia la visita, viene a Catania e scopre le ricerche in Machine Learning e Computer Vision all'università proprio di Catania. Sì, infatti, infatti, ma in questo caso noi stiamo eh, vedendo l'incontro con il presidente merito della Corte eh, Costituzionale e, e è stato anche questo, sì, questo l'incontro Esattamente, presidente merito della Corte Costituzionale ed è stato un eh, incontro molto importante che eh, si è basato sul eh, rivedere insieme il lavoro davvero importante dei padri costituenti per costruire quel baluardo che è la Costituzione, baluardo eh, verso gli appetiti di tanti, in modo tale che i diritti civili di tutti i cittadini eh, possano eh, essere assolutamente difesi. Questo era il 24 ottobre e tu il 26 novembre incontri un altro personaggio importante che era il presidente della Corte Costituzionale che è Giorgio Lattanzi. Assolutamente, l'attuale presidente della Corte Costituzionale che ci ha mostrato un lavoro davvero egregio che tra i tanti altri la Corte Costituzionale eh, ha fatto eh, quest'anno ed è quello di andare a fare un giro nelle carceri italiane, un giro tra gli ultimi perché la Costituzione è per tutti e la Costituzione difende i diritti di tutti. Era un viaggio nel viaggio, si chiamava così, ed era proprio con gli studenti di giurisprudenza. Un altro personaggio che ho incontrato era il 29 novembre, era il ministro provenzano, ministro del Sud, ed era con il professore Roberto Cellini di Economia Politica. Sì, il ministro Provenzano e abbiamo discusso insieme di eh, mezzogiorno, eh, una bellissima eh, relazione. Abbiamo parlato anche di università e mezzogiorno cercando di comprendere eh, quello che è successo in questi ultimi anni eh, nelle università italiane e come è possibile recuperare quel gap che eh, purtroppo eh, va eh, aumentando legato anche, fatemi dire, eh, a una metodologia che ritengo assolutamente inaccettabile nella distribuzione delle risorse. Un altro personaggio importante era il senatore Renzo Piano che tu hai incontrato a Roma alla Sala Zuccari a Palazzo Giustiniani e si parlava di un progetto che era il progetto 124 per le periferie urbane. Sì, è un bellissimo progetto, è un progetto eh, al quale partecipano i, i nostri eh, em, docenti, in particolare eh, i docenti di architettura della sede distaccata di Siracusa, ma anche eh, sociologi e ovviamente tutti insieme ed è un progetto sulle periferie. In questo caso è un progetto sulla Siracusa, periferia di sì. Siracusa, sulla Mazzarrona per cercare di eh, recuperare eh, questa periferia e far sì che gli abitanti se la sentano propria, eh, se ne riapproprino in maniera opportuna costruendo tutti insieme il futuro di una periferia. C'era qualche interesse anche per la periferia di Catania? E si è lavorato eh, negli anni passati anche sul Librino, è proprio lo stesso gruppo e proprio... Insieme ancora una volta a Renzo Piano. Io devo dire che è un legame importante che abbiamo con il senatore Piano e che i nostri docenti continuano a mantenere. Mi devo davvero complimentare perché il livello scientifico di moltissimi docenti della nostra università è elevato, molto più elevato di quanto l'immagine dell'Ateneo oggi non lasci trasparire. È talmente elevato che tu hai avuto anche la visita di economisti illustri dalla lettonia come mai eh, questo è stato un giro eh, di eh, economisti eh, lettoni che è stato fatto appunto eh, a Catania proprio per cercare di eh, instaurare rapporti con gli economisti del nostro Ateneo e eh, si trattava di una eh, eh, compagine di particolare livello perché erano presenti in questa compagine diversi ex ministri della, della Lettonia eh, che, facenti parte di questa associazione di economisti lettoni. Rettore, tanti eventi a Catania, eh, anche importanti. Vediamoci un filmato. Rettore, quanto è importante una sinergia tra comune ed università? È importantissima, in questo caso comune, città metropolitana, università di Catania stanno creando un evento unico, eh, TEDx Catania, dopo 5 anni, anni di esperienza per avere un TEDx a livello più piccolo e oggi è esploso, oggi è esploso diventando davvero motore culturale, tantissimi giovani, tantissimo entusiasmo per idee fantastiche dimostrando che quando ci si mette tutti insieme si può fare vera cultura. Rettore, l'obiettivo dell'evento come sappiamo è quello di condividere, di, diffu di diffondere buone idee e pensieri. Quanto è importante per lei la buona informazione specialmente in una società come quella siciliana? No, è fondamentale, è fondamentale ma... Quello che questo evento dimostra è che quando c'è buona informazione, quando c'è cultura, la città risponde, il territorio risponde. E questo quindi è uno sprone per tutti noi per fare sempre meglio mettendoci tutti insieme tutto ciò che di buono c'è in questo territorio e davvero andare sempre oltre. TEDx a Catania, una tua creatura? È una bellissima creatura, a dire la verità è stato un mio allievo che si trovava a Stanford che l'ha portata poi a Catania, è nata in sordina come TEDx SSC inizialmente con 100 partecipanti e poi quest'anno è esplosa, è diventata TEDx Catania, abbiamo avuto una licenza per un numero illimitato e quest'anno alle ciminiere oltre 600 persone, un grande evento. Un grande evento che tra l'altro tra poco si, si ripete con la parte femminile, infatti la comunicazione è già partita, TEDx Women, otto storie di audacia femminile. Eh sì, avremo questo TEDx Women che avverrà presto. Il che significa ancora una volta la possibilità di ragionare insieme. E questa è l'università che vogliamo, è l'università che porta al centro storie, che porta al centro la possibilità di ripensare il futuro e lo porta a tutta la città. Tra le cose importanti raccontiamo e ricordiamo anche del Premio Nazionale Innovazione 2019. Beh sì, quello è stato un evento importante e qui il professore eh, Faraci eh, effettivamente è stato il motore di il questa iniziativa, uno che un grande, fa, un assolutamente grande. sì. E poi abbiamo avuto il premio Asimov al neurobiologo Lamberto Maffei per l'elogio della parola, eh, diceva Dickinson cento anni fa eh, non conosco nulla al mondo che abbia tanto potere quanto la parola. Sì, ma il premio Asimov è stata una grandissima occasione. Perché Catania è stata al centro, è stata al centro d'Italia, è stata appunto la città e l'università che ha ospitato il premio. E, e in questo caso è un premio stupendo, perché è un premio che viene dato dai ragazzi, dai liceali, che leggono libri di eh, diversi divulgatori scientifici di altissimo livello, poi li votano e a questo punto decidono chi è il vincitore. Quindi, in in questo caso il professor Maffei, eh, eh, che è uno scienziato di fama internazionale, professore emerito presso la normale di Pisa e eh, anche socio dell'Accademia dei Lincei, Beh, è stato premiato dai ragazzi. E noi come Globus Magazine mandiamo sempre queste comunicazioni grazie al tuo ufficio stampa che lavora moltissimo anzi eh? dagli qualche, qualche riposo, mandalo in qualche isola, fargli assolutamente fare Assolutamente no. Qual, qualche, na, qualche periodo magari di pausa, magari a Natale, gli dai ah, qualche, qualche pausa di. Assolutamente di, di no, la comunicazione è importante, la comunicazione è centrale e io davvero ringrazio il nostro ufficio comunicazione che lavora tantissimo, ma è fondamentale che continui a lavorare. Continui a lavorare e ci ha mandato anche il premio Grimaldi per le migliori ricerche siciliane in fisica. Ricordiamo che è stato dedicato al professor Giovanni Pietro Grimaldi, un fisico accademico italiano, rettore dell'Ateneo Catanese dal 1905 al 1908. Vediamo appunto il premio Grimaldi nella foto. Beh, sì, Giovanni Pietro Grimaldi, una bellissima storia. Eh, un fisico, rettore della nostra università, eh, è anche un bel esempio, eh, perché eh, Grimaldi eh, era un grande sperimentatore e troviamo le sue pubblicazioni, troviamo una pubblicazione in cui si dice che eh, questo lavoro sperimentale è stato interrotto per alcuni anni perché uno di noi ha servito l'Ateneo. Come rettore. Finita la carica di rettore, è tornato a fare lo sperimentatore, l'articolo è finito ed è stato pubblicato. Quindi davvero un personaggio delle istituzioni, eh, un uomo che eh, ha servito l'Ateneo e l'Accademia Joenia, eh, un esempio per tutti. Una gran bella persona e meritava anche essere ricordato con questo premio. Beh, devo dire che il premio proviene peraltro dalla Fondazione Grimaldi che è dovuta a tutti i suoi averi, averi che lui ha donato perché nel futuro potessero essere utilizzati per premiare i giovani e i meritevoli. Quindi eh... davvero una bella. Dottore, mi lancio un assist fuori programma. In un periodo della nostra vita Catania ha ricevuto tante donazioni, tanti ospedali sono stati costruiti anche su donazioni. In questi ultimi anni non esiste più la donazione. Beh, questa diciamo è, è una grande verità, credo che quello che dobbiamo fare è pensare con attenzione a chi ci sta accanto e francamente pensiamoci, in America eh, moltissime delle opportunità che si hanno si basano proprio sulle donazioni. E allora cerchiamo di non essere da meno. Abbiamo e perso un po' questa, questa parola. Dobbiamo, dobbiamo, riguadagnarla, dobbiamo riguadagnarla perché è molto importante. Siamo verso le conclusioni. Rettore, volevo dire una cosa importante. La trasparenza è una um, forza di, eh, innovativa che dà grande capacità di comunicazione. E, e non è solo una, un fatto amministrativo, ma è anche un, un fatto di visibilità anche per, le, per tutti gli amministratori, per tutti gli altri amministrativi. Cosa si sta facendo per fare questo salto di qualità? Per fare il quarto, salto di qualità è necessario sostanzialmente comunicare, comunicare tutto quello che facciamo, in maniera tale che quello che ven, viene fatto possa essere chiaro alla comunità che ci sta a guardare. Questo è il messaggio per l'ufficio stampa ovviamente. Assolutamente. Oh. E questa occasione, anche questa <ride> chiacchierata che serve abbiamo fatto questo. oggi serve anche a noi. Ma questo. la riprenderemo, è un altro problema che so che stai eh, per risolvere, che è molto importante, è dalla, dalla, come dire, dalla, dalla dimissione di Candeloro Bellantoni che ha creato un problema all'Ateneo e l'Ateneo sta cercando appunto di riparare in questo con un, un avviso pubblico, credo, no? che sia un avviso pubblico nazionale? Sì, il direttore generale, l'avvocato eh, Bellantoni, che ringrazio per il servizio che ha svolto presso il nostro Ateneo, eh, ha eh, vinto una selezione presso l'Università di Parma, quindi andrà presso quell'Ateneo, e allora a questo punto c'è un avviso pubblico per poterlo rimpiazzare con un nuovo direttore a che, generale. A che, Lo avremo punto siamo? a che punto siamo? L'avviso si è appena chiuso. Si è appena chiuso. Ci avviciniamo a Natale, 100 giorni staranno per passare, cosa ci riserva l'Università per il fine d'anno? Beh Vedremo cosa troviamo sotto l'albero, sotto l'albero sicuramente come ogni anno si trovano tanti buoni propositi e quello principale è davvero poter dare a questa città quella università che il nostro Meridione, la nostra Sicilia, la nostra città merita. Una università blasonata, fondata nel 1434, con un grande passato e mi auguro con un futuro radioso. Siamo stati qui con il nostro rettore, col magnifico rettore dell'Università di Catania, Francesco Priolo, che ringrazio, ringrazio di essere stato qui, di averci dato un po' di comunicazioni, quindi avete risparmiato un po' di comunicazione all'ufficio stampa, ovviamente no? <ride> grazie a voi, grazie a voi davvero. Parliamone, parliamone ora, diritto di cronaca alla prossima.